Dopo 2 anni di grande lavoro di idee, ma anche manuale, di costruzione di oggetti, arriviamo all'inaugurazione di questi arredi. Il progetto si chiama la casa dei bambini, è stato pensato dalle insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola statale dell'infanzia Rodari, insieme a Beate Weiland dell'Università di Bolzano che ci ha accompagnato nel progetto. Progetto che poi materialmente è stato realizzato da Sebastiano Longaretti, che è l'architetto che è qui con noi. Semplicemente questo è quasi un piccolo sogno che si realizza. Quando sono entrato io qui in questa scuola 5 anni fa era un disastro, cioè era... quando ho chiamato chi poi ci ha realizzato i mobili, Maurizio Fontanini, che è stato qui fino a ieri sera a costruirli materialmente, mi disse no, lascia stare, questa non è inutile che ti metti a fare questi progetti. E allora mollai rosso. Dopo qualche anno, poi, grazie anche alla conoscenza di Beate, cominciamo a lavorare, anche avendo più stabilità di insegnanti, sul progetto vero e proprio. E questo ha dato vita a tutto questo. Noi siamo una regione molto grande, molto densa, io ho qualche così pensiero molto veloce. La scuola dell'infanzia statale è complementare a un sistema complessivo di istruzione ed educazione che vede circa il 52% di scuole dell'infanzia in Emilia Romagna statali, circa il 48% paritarie, ma siamo un sistema complementare che sapete molto bene va adesso molto di moda ragionare in un'ottica 0-6. Proprio questa settimana che arriverà ci sarà la presentazione, l'ho arrivato ieri, il decreto del ministro di approvazione delle linee guida pedagogiche sullo 0-6. Tutto ok, tutto perfetto. Ma da maestra di infanzia, quale sono stata prima di fare il mio percorso e tra l'altro lavorato in questa scuola che non avevo neanche 20 anni, noi dobbiamo avere però un certo orgoglio e una certa consapevolezza di quello che è il segmento 3-6, perché a rischio delle idealità ottime di avere un curriculum verticale, quello che ci porti poi a perdere di vista chi siamo e cosa facciamo. Noi sembriamo molto lontani, io lavoro a Bologna, vado avanti e indietro tutti i giorni, siamo anche fisicamente, per ovvi motivi, non riusciamo a essere vicini a tutte le 9 province come vorremmo, ma è nei luoghi che le cose accadono. Noi cerchiamo di governare le macro politiche, ma poi è nella quotidianità giorno per giorno, una quotidianità che deve avere, e io ringrazio, non smetto mai di ringraziare il dirigente scolastico Barca, che conosco da tanti anni, e che ha questa visione, questa determinazione nel trascinare la comunità per fare cose belle, non per noi, sapete, o per voi, ma per i nostri bambini che entrano qui, vedono cose belle, vedono fiducia, vedono speranza, non posso non dire, ovviamente, in un momento complesso quale quello attuale, che ci vede tutti un po' troppo, io per prima, anche come lavoro, se ricordavo, io mi occupo del diritto allo studio, del paritario, però sono sempre più curvata sugli aspetti Covid, perché entro la mattina e ci sono centinaia di emergenti, la regione è davvero molto grande, gli studenti sono 600.000, il personale sono circa 70.000 unità, quindi stiamo parlando di macromondi. Qua siamo in un micromondo bello, sono molto curiosa di vedere poi come saranno allestiti gli spazi, che hanno tante cose che non abbiamo il tempo di ricordarci, gli angoli, il posizionamento degli arredi, tutto con una cura educativa e mi piace che Presi l'abbia detto, l'hanno voluto i miei insegnanti, perché la sinergia non può essere che qualcuno dall'esterno ci dice come vivere il luogo che abitiamo noi, quei nostri bambini. Terzo punto, me l'ha evocato guardando alle mie spalle il libro Pezzettino, siamo dei pezzettini, se ciascuno di noi fa la sua parte e la fa bene, l'insieme funziona bene. Posso citarvi anche Guizzino, vediamo un po', però lavoriamo tutti insieme. Non c'è il ministero dice la scuola fa, il ministero dice perché la scuola fa, c'è la scuola fa, affinché il ministero poi capisca cosa c'è da fare, siamo un sistema unitario. Ultimo, non ci si infondo, ovviamente un ringraziamento al dirigente, l'ho detto, ma soprattutto a voi che con impegno e fatica rappresentate i docenti e il personale tutto della scuola che forse in modo poco noto
voi fate un lavoro enorme, encomiabile e davvero un grande grazie da parte nostra, perché abbiamo bisogno di continuare su questa linea per guardare avanti anche con questa scuola stupenda che andremo a vedere. Grazie. Stamattina è un bel momento perché tutti noi, dai dirigenti ai genitori, alle insegnanti, ai bambini, stiamo vivendo momenti molto complessi e, come diceva bene la dottoressa Brescianini, abbiamo sempre la testa sull'emergenza e urgenza, e invece oggi abbiamo la possibilità di alzare la testa, di vedere invece un progetto che si è sviluppato, che è stato fortemente voluto, di cui si è pensato molto in grande, c'è stata una grande idea, una voglia di portarlo avanti tutti assieme. Questa è un'altra caratteristica della scuola. E quindi credo che bisogna innanzitutto oggi ringraziare chi questo l'ha voluto, chi ha trovato il modo di realizzarlo, perché spesso ci si ferma davanti al fatto di non ci si riesce, non è possibile, invece le strade ci sono, e penso che questa oggi sia proprio un bel esempio. Il momento più bello probabilmente è stato lunedì mattina, quando sono entrati i bimbi, hanno visto con sorpresa i loro nuovi spazi rinnovati, e vedo dagli occhi delle insegnanti che me lo confermate, perché sono poi loro che ci danno quella carica per affrontare tutto quello che stiamo affrontando insieme in questo momento così complesso. Quindi grazie veramente al dirigente e a tutto il suo staff per quello che si è realizzato e per quello che si realizzerà ancora. Onorata e anche emozionata di essere qui. Diciamo che con questo 22 sono 10 anni che faccio ricerca sulla connessione tra pedagogia e architettura, tra parti didattiche, e da alcuni anni stiamo portando avanti dei percorsi con gli insegnanti di ricercazione proprio per capire come utilizzare lo spazio come dispositivo pedagogico. E questo è stato, come dire, la scommessa che ho voluto cavalcare, con la quale abbiamo tessuto già relazioni di amicizia, di stima reciproca da diversi anni. Abbiamo voluto provare a scommettere di fare questo ragionamento insieme agli insegnanti, sapendo noi di dover lavorare su questi spazi di questa scuola dell'infanzia, e conoscendo anche il percorso di ricerca, abbiamo detto proviamo a farlo anche sull'infanzia. E quindi ci siamo rimessi in ricerca con voi insegnanti, domandandoci come sono gli spazi che abbiamo, come saranno, come vorremmo che fossero i nuovi. E l'idea della casa dei bambini, il concetto di casa o di spazio domestico, di addomesticazione dello spazio educativo, ha portato gli insegnanti a poter capire che come si poteva offrire ai bambini la possibilità di usare non solo lo spazio in affezione o di un laboratorio o come dire, a tempo, ma di usare tutti gli spazi tutto il giorno. Come si fa? Creando aree tematiche, creando gli atelier in cui tutti i bambini possono usare tutti gli spazi tutto il giorno. Questo è, diciamo, il cuore di questo progetto, sul quale abbiamo tantissimi esempi anche in Alto Adige, dove si parla di Röcklung, quindi di apertura. Qui si va anche, cioè, si è cercato, e gli insegnanti, la cosa che mi dà gioia e che mi emoziona è proprio che non solo hanno capito quello che era l'esempio che magari veniva anche da altri paesi, ma hanno voluto farlo proprio, quindi parlare di atelier, che è un concetto vicino a quello che si vive qui sul territorio, parlare di aree tematiche però definite secondo una loro, su quello che sono le loro attività. Mi piace anche pensare che oltre al discorso 06 manteniamo sempre il stesso legame, se c'è 3-14, cioè come quando arriveranno in secondaria, la mattarella, ci sono aree tematiche, ci sono spazi ben definiti che raccontano un'azione che accade nello spazio. Questa esperienza i bambini la vivono insieme agli insegnanti già nel percorso 3-6 e poi lo portano avanti nel tempo, vivendo, cioè scoprendo veramente quanto uno spazio li può ispirare nel fare le cose e quanto tutti gli spazi, esattamente come a casa, vengono usati per fare cose diverse e luoghi diversi. Qui è stato un progetto relativamente facile, diciamo, perché ci è stato consegnato un brief
che non si è mai visto. È la prima volta che in mano, quando parte un progetto, viene consegnato un brief così ben dettagliato, che descriveva molto bene tutti questi spazi, e subito la cosa che abbiamo notato è che non c'erano spazi di risulta, cioè l'atrio doveva essere considerato come spazio educatore, i corridoi idem. Quindi questo ricalca un po' quello che noi come azienda con cui lavoro la Playview predichiamo da anni, cioè che tutto lo spazio della scuola deve diventare uno spazio dove ci sono diverse occasioni per l'apprendimento, per l'educazione, per eccetera. Quindi questo brief di partenza era perfetto, perché proprio ha agevolato l'architettura come una specie di traduzione, poi con un po' di interpretazione ovviamente da parte nostra. E gli ambienti che vedrete oggi, quindi parlo dell'arredamento, diciamo, l'architettura prodotta come arredo speciale su misura, non ha fatto altro che appunto tradurre quelle che erano le esigenze dei vari ambienti, dell'atelier, della natura, della costruttività, della pittura. Quindi gli arredi traducono questi bisogni in fisicamente tavoli operativi per piccoli gruppi, per operazioni singole, facendo diventare questo ambiente una vera sequenza di occasioni per sviluppare questo tipo di ricerca. Siamo molto grati anche dell'invito di oggi, perché è raro che all'inaugurazione si chiami anche l'arredatore piuttosto che l'interior designer. Ci fa molto piacere, proprio perché dietro questa semplice traduzione in arredi non c'è soltanto un'azienda che fa legno, che produce arredi e basta, ma c'è proprio un seguire una filosofia educativa che in questo caso abbiamo abbracciato a 360 gradi, per cui ringraziamo anche soprattutto voi per il progetto che avete fatto inizialmente, che ci ha consentito di arrivare a questo risultato. La particolarità di tutti questi progetti è che non basta avere qualcuno che ti faccia delle cose. Questo è determinante, perché tanto poi una volta che hai i soldi fai e buona là. No, la particolarità è che, non dico affetto, legame, che sono parole grosse, ma che poi si crea intorno a queste idee, a queste realizzazioni, proprio un rapporto di fiducia, di stima, per cui si riesce in 2 settimane a svuotare una scuola e a rifarla ex novo. Quindi io in questa conclusione ringrazio naturalmente tutti i rappresentanti e genitori che sono qui presenti con noi. Ci sono anche i miei referenti, per dire comprensivo, degli altri plessi. Vedo la Paola Montorsi, che ha fatto il video di presentazione della scuola. Ringrazio chiaramente la mia referente, che poi ogni tanto shakero, però ci sta. E chiaramente tutti gli insegnanti, ma non posso non dimenticare il grande elettricista Pignatti, scusate. Tutto quello che vedete è stato rifatto a norma ed è nuovo, che non è una roba banale. Ringrazio il signor Seiello, che insieme ai suoi operai ha ridipinto tutto davvero in 2 giorni praticamente, col problema del riscaldamento per asciugare la notte. Quindi è stato... Ringrazio anche il comune Ganzelli, a cui ho chiesto di rifare la pavimentazione esterna, perché era un po' trabiccolante, vedete, sono ancora in opera i lavori. Vedo lì Maurizio Fontanini di Play Plus, con lui collaboriamo da anni su tanti progetti della scuola. Abbiamo fatto per esempio la biblioteca Mattarella, un pezzo anche della biblioteca Rodari, quindi Campus Talk, che è un'altra azienda con cui lavoriamo, che ha realizzato i vulcani, che è questo laboratorio di scienze compatto, per usare un termine, costruito sempre da Play Plus. Non posso non ricordare in chiusura il grande, grandissimo, immenso collaboratore scolastico Giovanni. Giovanni è quello che ha fatto rivivere quel parquet. Quel parquet era oscurato da anni di disattenzione, di incuranza, eccetera, eccetera. E non è qui perché è in servizio, però avevo invitato anche lui, insomma. E ci ha tenuto come se fosse una roba sua. C'è Caterina e Martina, Caterina è un po' l'istituzione della scuola, quindi queste robe si fanno tutti insieme. Ultimo, ma non ultimo, il DSGA, Massimo Caridi, che oggi doveva venire ma non lo vedo. Grazie a questo suo contributo davvero abbiamo potuto anche fare tutte le parti burocratiche, che comprendete, non sono banali. Ultima cosa, veramente rapida, servirà, questo mi rivolgo ai miei insegnanti, servirà tanta manutenzione, tanta attenzione, tanta segnalazione di ciò che non va. Abbiamo fatto una chat insieme, in maniera che se qualcosa si rompe, non va, eccetera, ce la segnalate.
Però non c'è manutenzione che tenga senza la manutenzione della gioia. Mi raccomando, ci vuole manutenzione della gioia. Ogni giorno entrare qui dentro e pensare si sta bene. La prossima cosa che facciamo, mettiamo la musica nel corridoio. L'idea è proprio questa, entrare e sentirsi a casa. Quindi, grazie a tutti.